Organizzato dal circolo Albatros 87, torna 27 domenica 28 aprile a Metauriglia di Fano la terza edizione della Festa del Cavolo, l'evento dedicato al cavolfiore tardivo, prodotto su cui si fonda la storia e la narrazione di questa borgata. Come per le scorse edizioni, sarà piazzale Alceo Pucci ad ospitare fanesi e non, e dove verranno organizzate degustazioni, momenti musicali, laboratori per bambini, visite guidate, passeggiate, letture e spettacoli. Sarà possibile inoltre assaggiare a pranzo e cena piatti tipici a base di cavolfiore oppure scegliere un ricco menù diverso e gustarlo tranquillamente sotto la tenso struttura che in caso di cattivo tempo diventerà un'area riparata per lo svolgimento di tutte le iniziative. Abbiamo come programma molto ricco, partendo dal mattino del sabato 27 aprile, abbiamo invitato i tre candidati sindaco per parlarci dei loro programmi, soprattutto focalizzando sulle periferie. Poi nel pomeriggio ci sarà una passeggiata storico-culturale verso la campagna, partendo da Sant'Egidio alle 15, con una sosta all'agriturismo di Romani, che abbiamo intitolato Canti e balli sull'Aia, con una merenda. Vogliamo riproporre un po' quello che erano le feste campagnole di una volta. Poi alla sera ci sarà uno spettacolo nella chiesa di San Benedetto Metauriglia. Una soprano canterà le melodie da Puccini ai New Trolls, veramente molto coinvolgente. Il giorno dopo, la mattina, ci siamo inventati le Metauriadi, cioè dei giochi che dovrebbero attirare, speriamo, l'attenzione sia dei bambini che degli adulti, perché abbiamo proprio detto dai 6 ai 96 anni siete tutti invitati, quindi il lancio del cavolo, per rimanere a tema, e il biliardino umano e il miglio metauriglio, perché la misura è 1472 metri, è il nostro miglio. Pomeriggio invece c'è l'angolo per i bambini, il nonno che racconta, e ci sarà anche, riproponiamo, la caccia al tesoro, perché gli anni precedenti veramente ha avuto un grande successo. E alla sera poi la cena col delitto. Quindi diciamo una serie di proposte nuove e anche ripetute per questi due giorni molto intensi. C'è anche da dire che abbiamo la mostra sempre aperta, che quest'anno l'abbiamo allestita nei locali dell'ex asilo di Metauriglia, perché erano vuoti, in cui potrete ammirare un nuovo diorama che abbiamo fatto creare e che parlerà, cioè praticamente illustrerà la parte di Metauriglia Orto Mare. L'altro, il precedente, illustra una casetta originale. Questo qui illustra la vita Orto Mare. Vi aspettiamo tutti numerosi, perché sicuramente ci si divertirà.